Buongiorno a tutti i telespettatori di Classe NBC e benvenuti all'interno del nostro approfondimento dedicato al segmento growth della borsa di Euronext. In realtà quest'oggi è una puntata speciale perché è una sorta di ibrido tra il nostro approfondimento Crowd Italia e quello Growth Italia, che poi oggi in realtà non è Italia ma è Parigi. Ad ogni modo avremo modo di spiegarmi con calma tutto quello che stiamo valutando. Allora, lasciatemi presentare prima l'ospite di quest'oggi. Abbiamo Tommaso Baldissera Pacchetti di CrowdFundMe, eccolo qua, buongiorno Tommaso. Ciao, buongiorno Emeric. Allora, oggi è una giornata importante, perché? Perché si è quotata sulla borsa di Parigi nel segmento Access Plus, se non sbaglio, Baldissera, Glass2Power, che era una società che avevamo avuto modo di conoscere all'interno del nostro approfondimento Crowd Italia, dedicato un po' a tutte le società startup che fanno le campagne di crowdfunding. Perché? Perché questa Glass2Power, con la quotazione oggi sul mercato di Parigi, ha dato la possibilità di fare un exit. Sì, America, sì, America, esatto. Diciamo che si conclude un percorso e ne comincia un altro. È un percorso di crescita che ha portato la società a quotarsi su un mercato di Parigi e adesso si tratta di avviare un percorso di consolidamento. Una società che era venuta da noi a una valutazione di 1.250.000 per il primo round, raccogliendo 250.000 euro, una valutazione di 7 milioni raccogliendo 2 milioni di euro al secondo round, che adesso vede, se vogliamo, una capitalizzazione di 25 milioni con degli investitori di spicco come Federico De Nora, come possiamo vedere dalla cap table, e svariati professori dell'Università Bicocca. Infatti Glass2Power è uno spin-off dell'Università Bicocca e il suo obiettivo è quello di creare vetri fotovoltaici trasparenti, quindi una vera innovazione se pensiamo a tutto quello che è la regolamentazione zero emission building e il concetto di mettere. Questo è il futuro, vetri fotovoltaici trasparenti, cioè qua stiamo veramente lanciando un business disruptive, come dicono. Calcola Emeric, che da un punto di vista di regolamento i grattacieli dovranno generare la propria elettricità, no? La superficie orizzontale di un grattacielo è estremamente piccola e quindi si è pensato di lavorare sulla superficie verticale per andare a generare elettricità, e questo è sicuramente super disruptive, rivoluzionario, ecco, in italiano, ed è il motivo per il quale sta avendo veramente un grosso successo tra gli investitori. È una società che ha raccolto svariati milioni. Come era andata adesso su CrowdFundMe? Come era andata la campagna? Mi ricordi i termini, Baldissera? Quanto avevano chiesto e soprattutto quanto era in pre-equity il valore dell'azienda? Allora, la valutazione era parliamo della seconda campagna. La valutazione era di 9 milioni, la prima campagna la valutazione era di 1.250.000 euro, l'obiettivo minimo della seconda, quindi quella un po' più cospicua, era di 500.000 euro e hanno raccolto 2.250.000 euro. Una campagna che veramente ha dato il là alla società, che ha permesso di andare a costruire anche quella che loro chiamano la nano farm, un'industria che crea le particelle all'interno del vetro che generano l'elettricità. Quindi è stato veramente qualcosa di rivoluzionario e credo una gran soddisfazione per gli investitori, ma soprattutto per il portale CrowdFundMe. Abbiamo avuto la fortuna e il piacere di ospitare per due volte questa campagna, dando una possibilità di valutazione e di exit ai nostri investitori. E se vogliamo, proprio il sunto, un po' come è stato CleanBNB, come è stato TrendDevice, adesso si aggiunge un altro tassello ai nostri casi di successo e stiamo veramente mettendo qua in penna il CrowdFundMe Index, quello calcolato dall'università. Immagino che siete lì a sfregarvi le mani, perché se siamo partiti da una prima campagna che valutava l'azienda 1 milione, la seconda 9 milioni, adesso quanto capitalizzano adesso che sono 25. In borsa? Quanto? 25 milioni. 25 milioni, cioè immaginate chi ha creduto. Beh, il progetto è avveniristico, fantastico, quindi insomma tutti quelli che secondo me hanno intercettato il progetto qualche cosa ci hanno messo su.
rimane il fatto che adesso hai un exit che ti dà 5 volte di più praticamente rispetto al secondo giro di campagna. Beh, crowdfunding. No, rispetto al secondo giro. No, magari tre dai. Sì. Tre. Rispetto al primo sicuramente 20 volte. Parlando di 15 volte, poi della rivalutazione, gli effetti dilutivi poi fanno sì che non tutti abbiano 15 volte, quindi è un numero da calcolare ad persona, però fa capire veramente che credere in queste società in una fase embrionale e la qualità con le quali le sappiamo scegliere fa sì veramente che poi dopo ci possano essere delle grandi soddisfazioni. Un plauso va fatto ovviamente a Benedetto e Giancarlo che hanno portato on board questa società, o sicuramente a Emilio Sassone e Guido Massari che stanno guidando questo rivoluzionario progetto, e all'Università Bicocca, ai professori dell'Università Bicocca che stanno veramente facendo ricerca e sviluppo attorno a questo che credo che sia un concetto veramente rivoluzionario del creare elettricità attraverso un vetro trasparente. Se noi pensiamo a creare elettricità attraverso un pannello fotovoltaico, parliamo di anni 80, ma farlo attraverso un vetro trasparente, una superficie quindi verticale e non orizzontale, è fantastico. No, più che altro mi viene anche da pensare che chi è entrato ora nella prima campagna o nella seconda campagna non so neanche se andrebbe adesso a rivendere, ora che sei in borsa, sei a Parigi, sei quotato a Parigi, dove c'è parecchia attenzione su questo tipo di start-up, ci sono tanti investitori che a livello internazionale che però guardano in particolare Parigi, cioè l'Access Plus. È una piazza, sì, Parigi è una piazza che ha veramente un focus importante su quello che sono tutto il mondo sia della life science ma anche dello sviluppo tecnologico. Purtroppo lo dico con veramente tanta invidia, bisogna lavorare credo sul mercato italiano per andare a generare questo genere di attenzione da parte degli investitori, però Parigi è proprio un fiore all'occhiello europeo su quello che sono le società tecnologicamente avanzate che richiedono tanta ricerca e sviluppo. Gli investitori guardano con particolare attenzione quel mercato. Qua, e potenzialmente questa società qua ha un business infinito, anche perché poi le città non si estendono più in larghezza, ma oramai tendono a estendersi in altezza e quindi produce. Basti pensare al Medio Oriente, no? Quindi tutti i grattacieli che stanno nascendo in Medio Oriente. So che Emilio, l'amministratore delegato, più volte è andato in Medio Oriente a parlare di possibili commesse con fornitori. Oggi sono ancora in una fase che stanno finalizzando il prototipo finale per poi dopo andarlo a industrializzare, però direi che ci stiamo avvicinando a quello che può essere proprio l'industrializzazione del prodotto e quindi anche un'importante generazione di ricavi e di soddisfazioni per gli investitori. Qua ricordo sempre che stiamo parlando di una società che fa oggi del core business ricerca e sviluppo. Domani sarà l'industrializzazione, la vendita di questa finestra, però oggi è ancora ricerca e sviluppo e c'è una maniacale attenzione a creare il prodotto più efficiente possibile. Si parla molto delle mattonelle per i tetti, come si chiamano, siamo capiti, della Tesla, che hanno un rendimento del 3%, qua il rendimento sfiora il 5%, e quindi stiamo parlando di un prodotto super, super innovativo, ma veramente non mi aspettavo nulla di meno, dato la qualità del team, lo spin-off dell'Università Bicocca, gli investitori veramente di primo piano. No, e complimenti anche a voi che comunque avete innanzitutto intercettato questa società molto interessante, ma soprattutto avete creduto in lei e dato la possibilità di raccogliere denaro che poi è servita poi in tutto per sviluppare l'azienda. E perché signori, cioè, servono soldi per sviluppare una cosa del genere, e in parte ne sono arrivati anche dalle campagne di crowdfunding. Veramente complimenti. Questo veramente, poi sono sicuro che come detto il vostro index sarà salito dopo questa qua. Quant'è adesso? Ce l'abbiamo un numero? 236, media di mercato 156, e andiamo di base veramente a raddoppiare quello che è il NAV. Tu parli di index, sì. Informalmente lo possiamo chiamare un NAV, ovviamente non l'abbiamo noi asset under management, però è come se proponessimo degli strumenti finanziari che un po' non dico gestiamo, ma insomma selezioniamo, e ecco il valore di questo fatto base 100, il valore di questo NAV segna 236 soltanto per le emittenti di crowdfunding. Se invece avessi investito in tutte le emittenti del mercato
avrei 156, quindi sicuramente un nostro vanto e un grosso, una grossa, grande, grande complimento va fatto a Gianluca, e Giancarlo e Benedetto. Complimenti ancora, Tommaso Valdisera Pacchetti, Crow for Me, alla prossima Valdisera. Ciao Emery, grazie. Grazie mille. Terminiamo qui il nostro approfondimento dedicato al segmento Growth, rimanete qui su Class MBC.